Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Accogliamo anche oggi il dono del Signore che ci chiama a vivere del suo amore e a ritrovarci come fratelli e affidiamo a Lui tutte le opere della nostra settimana, chiedendo a Lui di accoglierle e nello stesso tempo di rinnovarci nell'impegno, perché siamo servitori anche nel tempo che ci vorrà donare nel futuro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai Suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con Lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Quando i pellegrini che vanno in Terra Santa arrivano al lago di Tiberiade, sono sempre invitati a fare una piccola traversata, che non è completa, è una specie di piccolo arco che va da un porto a un altro della stessa riva. Non è esattamente quello che voleva fare Gesù. Passiamo all'altra riva, che di solito voleva dire la riva dove c'era la popolazione ebraica, per passare alla riva dove c'era la popolazione pagana. Ma chi fa questa esperienza di solito trova bel tempo, ma raramente si trova anche un tempo cattivo. E il tempo cattivo sul lago di Galilea è particolarmente pericoloso per le barche piccole, perché i laghi non troppo profondi hanno la caratteristica di avere onde ribelli, diciamo, ed è stato il caso del racconto che ci viene fatto. Ma prima di questo racconto della tempesta cosiddetta sedata, porta questo titolo il brano che abbiamo ascoltato,
Però Gesù aveva parlato del seminatore, perché la comprensione di questa pagina deve essere strettamente legata a ciò che viene prima. E Gesù aveva parlato di un seminatore che per alcuni aspetti si potrebbe definire incompetente o distratto, e per altri aspetti si potrebbe definire, ed è più bello, testardo, determinato, tenace, perché semina il seme buono anche in coloro che sembrano i più refrattari. E naturalmente l'immagine del terreno: un contadino non butterebbe il seme sulle spine, non butterebbe il seme sulla pietra, sulla strada e l'acciottolato, perché evidentemente il seme è buttato via. Invece questo, siccome il seme, è buono e dovrebbe portare frutto, è un peccato sciuparlo. Ma il seminatore invece fa esattamente quello che non si dovrebbe fare. Dopo aver fatto questo racconto, e di difficile interpretazione per alcuni, perché l'interpretazione diventa difficile quando l'ascoltatore non si mette di mezzo, che va a cercare i significati. Invece il significato riguarda se stessi. Allora il seme di Dio riguarda l'uomo ed è una chiamata universale. E riguarda noi quando siamo sulla buona strada e riguarda noi quando siamo anche sulla strada cattiva. Quindi questa era la premessa. La premessa di questa pagina. Adesso Gesù chiede di passare all'altra riva. Anche qui l'indicazione non è un'indicazione geografica, ma lasciamo un po' in sospeso questa faccenda. Che cosa è indicazione di che cosa questo passare all'altra riva? E si parla del vento e della tempesta. I discepoli sono impauriti, la barca è piena d'acqua, non sanno come fare. E dicono a Gesù una parola che involontariamente suona come una bestemmia, perché gli dicono: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Questo significa non aver compreso nulla di Gesù, perché Gesù è venuto proprio perché gli importa che siamo perduti. E il suo progetto, e come dice con altre parole San Giovanni, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi dire quelle parole a Gesù significa che, nonostante l'ascolto già abbondante della parola di Gesù e dello stare con Lui, non hanno molto compreso. È stato più bravo Giobbe. Nella prima lettura c'è la tempesta in cui Dio parla a Giobbe. Ma Giobbe si era molto lamentato con Dio. Non aveva bestemmiato, ma aveva fatto una cosa quasi più importante. Aveva chiamato Dio sul banco degli imputati e gli aveva detto: «Perché mi capitano queste cose? Io che sono sempre stato un uomo buono, che ha fatto l'elemosina, che ha voluto bene a tutti, che ha trattato i suoi lavoratori non come quelli di Latina, come oggetti, ma come persone, li ho sempre sfamati, li ho scaldati, li ho trattati come figli in casa. Perché mi capita questo?» E qui, in questo uragano, il Signore comincia a parlare. Naturalmente la finale, che è un peccato che non ci sia, perché sarebbe bello confrontarla con quello che succede ai discepoli, e a un certo punto Giobbe dice: «Prima conoscevo Dio per sentito dire», e proprio perché lo conoscevo per sentito dire si è arrabbiato e l'ha portato sul banco degli imputati. Adesso invece dice che adesso finalmente ti conosco, e comprende che c'è un mistero in Dio più grande, ma questo mistero comporta sempre che Dio non abbandoni l'uomo e che in ogni situazione gli voglia comunicare la pienezza della sua vita. E veniamo ai discepoli. Dicono questa parola, Gesù ha questa parola che avrebbe avuto di che offendersi, non risponde subito. Minaccia il vento e dice al mare di calmarsi, e finalmente la tempesta è sedata.
E soltanto adesso dice: perché avete paura? Non avete ancora fede? Avrebbero dovuto avere fiducia in Lui, avrebbero dovuto avere fede perché hanno già visto tante cose. E soprattutto perché Gesù ha seminato nel loro cuore il buon seme. Quindi loro avrebbero dovuto essere i primi a portare frutto. In realtà questo frutto non è ancora maturo, non è ancora maturo. Non avete ancora fede. Non c'è il frutto della fede. E quando loro discutono, come capita spesso che i discepoli, dopo le parole di Gesù, discutono tra di loro, manifestano ancora la loro incomprensione, perché si dicono l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Sì, gli obbediscono il vento e il mare, ma non gli obbediscono i discepoli. Molto interessante questo fatto. Invece di mettersi in discussione loro stessi, come vi dicevo prima, perché le parole di Gesù sono sempre rivolte a noi e ci interrogano, e su queste parole dovremmo, come dire, confrontare la nostra vita e prendere le nostre decisioni. Invece loro la mettono sul piano della curiosità oppure della sorpresa, dello stupore. E chi è costui? Hanno bisogno di una risposta da fuori di sé. Invece avrebbero dovuto interrogarsi su se stessi. Perché adesso andiamo alla prima parola di Gesù, passiamo all'altra riva. La tempesta non è altro che un simbolo della trasformazione del cuore umano, che non è per niente semplice. Tant'è che il seminatore continua a seminare anche nei terreni più difficili, perché non basta un tentativo, non basta un secondo tentativo. Come Gesù ha detto che bisogna perdonare 70 volte 7, il problema è proprio, si ripresenta per quanto riguarda la semina. Anche nel caso della semina bisogna continuare a seminare. Questo già ha molti significati. Quando parliamo con un fratello e abbiamo seminato del bene, ma questo non reagisce come si dovrebbe, noi andiamo avanti una o due volte e poi ci stanchiamo. Invece la seminagione dovrebbe essere continuativa, essere somigliare a Dio, somigliare a quel seminatore che continua a seminare anche dove non ci si aspetterebbe frutto. E quindi anche noi dovremmo fare la stessa cosa. Ma la tempesta, ritornando alla tempesta del cuore, è la trasformazione di noi stessi, che dobbiamo imparare a somigliare a Gesù. E se uno guarda il Vangelo e prende sul serio le parole che il Vangelo dice, nasce una tempesta nel suo cuore. Ma devo fare proprio così? Ma è proprio questo che mi chiedi? E non so se siamo ben disposti a metterci proprio nelle mani del Signore quando abbiamo capito dove ci vuole portare. Quindi passare all'altra riva per noi è sempre difficoltoso. Siamo come il discepolo che è andato da Gesù a dire: ma che cosa devo fare per avere il regno di Dio? E lui si aspettava che gli desse una piccola regoletta. Lui già i 10 comandamenti li osservava, un altro consiglio in più che lui avrebbe fatto molto volentieri. Invece Gesù gli dice di cambiare vita, e questa è la tempesta. E che Gesù a noi dice sempre di cambiare vita, per cui c'è sempre una tempesta e siamo sempre invitati a passare all'altra riva da parte del Signore. E noi rispondiamo più o meno come rispondono i discepoli, o come risponde il discepolo, quel discepolo lì. Vorremmo che Gesù ci dicesse qualcosa che è facile da fare, così ci sentiremmo anche bravi. Ma non è così. Gesù ci chiede molto di più. Naturalmente può essere sempre paziente, perché dobbiamo ricordarcelo questo fatto. È sempre paziente, tant'è che ci ha insegnato a perdonare 70 volte 7, perché lui è il primo che lo fa. Ma il fatto che sia paziente non toglie che ci chiede molto. E questo molto di Gesù è, diciamo, quello che suscita la tempesta dentro di noi. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che, invece di considerare le parole di Gesù come una tempesta alla quale fare resistenza, chiedere allo Spirito Santo invece di poterle comprendere e di poter comprendere che si tratta di un dono straordinario, perché quando Gesù ci chiede molto è perché ci vuol far diventare come Lui è, quindi avendo i suoi sentimenti, avendo i suoi progetti, avendo il suo modo di vivere.
perché questa è la vita cristiana, unire il nostro destino a quello del Signore in tutto, quindi somigliandogli. E d'altra parte, se prendessimo sul serio il comandamento dell'amore, questo ce l'abbiamo già bello chiaro: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Quindi la tempesta sta proprio nel fatto che dobbiamo amare come Gesù. Noi mettiamo tante resistenze, quando le smettiamo sarà sempre troppo tardi, ma sarà un giorno di gioia. Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andiamo in pace.